Boh, diciamo che Pokémon Go ha ricordato a una fetta della fanbase che esistono i Pokémon. Ok, questo è. Non è male sto livello, è tipo le rovine a Maya della morte. Qua mancherò roba irrimediabilmente. È enorme quel posto. Sì. Io ho trovato a fortuna il bidone. Tipo ho Did notato I fuck it up? tutta la Forse carta. mi conviene uscire di già. Forse c'è più di una zattera. Però Fare una. vedremo. Meglio resettare adesso che 20 anni dopo. Ok. Come si chiamano questi? Bomb? Quelli che spingono? Mi pare che è tipo bomb. Ok. Sì, è questo blocco irraggiungibile. Vediamo se c'è roba importante. Sì, Jerak, c'è il giga soffietto. È l'unico modo per ottenerlo. Fatto bene a resettare. Oh shit. Allora, qua c'è la porta storta. Penso che i veri animalisti sono occupati a salvare gli animali invece che a preoccuparsi dei Pokémon. Sai, gli animali veri hanno più bisogno di aiuto degli animali fittizi. Gioco da sala giochi che si chiama non mi ricordo come, ma è un gioco in cui sei un cervo e vai a caccia dei cacciatori. Ok. Ditico in media Rieccomi. che si sono accorti ora dell'esistenza dei Pokémon e che ci facevano servizi sopra. Boh, io Le iene ci hanno fatto un servizio sopra. in base. Io ho sentito che le iene sono andate in Ticino, vero? Tipo Non lo so. ultimamente. Perché ne hanno parlato alcuni tabloid ticinesi. Ok. Mille trappole! Incredibile! Incredibile! Non so proprio come fare a Maronna, Holy me shit! gire la trappola. Me gire un'altra trappola, oddio, oddio santo. Ok. Non mi ricordo se cadere serviva per trovare adesivi, spero di no. Au. Pretty shells. What? Oh, phew. Ok, trovato un buco segreto a caso. Beh, non è un grande segreto, ma vabbè. Ah, te lo sei perso, Panda. Sono morto 3 volte contro il pesce gigante prima. No, Tanto dovrei tornarci, no? ho fatto tutto. Ah, hai fatto entrambi i Sì. percorsi. Devo tornarci solo se voglio ancora quegli adesivi. Forse ci tornerò, non lo so. Questo è tipo. Sono sicuro che mancherò roba qua. Perché è tipo casinatissimo. È già bello che ho trovato il super soffietto, che penso che è la cosa che mancavo più spesso di questo posto. Ok, così ho attivato una scorciatoia. Ops. Come on, Mario! Devi buttarti, vero, per colpire il blocco sopra quel bomb. Non ho presente quale blocco. Quello, aspetta. Ah, no, 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 c'è il blocco nascosto. Ah, è quello che fai la scaletta di bomb.
tipo, oh my god, worth it, yes, why not, fuck me. Apri le scorciatoie, allora è come Dark Souls. Esattamente, tipo preciso. Sono sicuro che ne fa di roba buona, ma probabilmente è uno di quei casi. Oh shit, qua c'è il sonno martello level 2. Che penso che ho già comprato al negozio, quindi non è così impressionante, ma... O forse il level 3, sembra abbastanza grande. Beh, la piattaforma l'ho fatta. Pensa a Drago che io adesso sto leggendo Berserk. Ed è un sito di manga con... che permette i commenti. E non fanno altro che dire wow... Questo tizio ha davvero rubato tanto da Dark Souls. Davvero? Sì. Io odio quando succedono queste cose. Oh yes, ok. Quale tizio? Il mangaka che ha scritto Berserk. Ah. Perché è il contrario in realtà, ma... Già, visto che Berserk, sai com'è, è di 30 anni fa. Vabbè. No, no, fidati, ha rubato tutto. Dato nel futuro, ha visto. Dov'è? Bene, faccio così. Beh, sembra una buona idea. Ho già visto la porta. A sto livello. Che ce fa una formica qua? Sai, è una di quelle cose che mi ha rovinato un po' Berserk. Il fatto che ogni pagina c'è Praise the Sun scritto. Ma cogli le stesse cose. No, boh. Subito. Non mi lascio davvero rovinare un manga da quelle cose. Ok, ho fatto la scala. Qui c'è il pezzo per proseguire. Uno di questi muri è farlocco, vero? Eccolo qua. La Duracell, cioè la batteria di marca Thunder, sorry. Non Duracell. Ok, piazziamo sto coso. Sta andando liscio finora, non mi sono ancora perso. Una volta ho litigato con uno perché quando nel livello di veleno di Dark Souls 3 aveva trovato un equipaggiamento che proteggeva dal veleno, aveva esclamato che ottimo level design. Ok. Dare una cosa che ti fa resistere al veleno in un livello velenoso è... No. Perché io... È un po' come quando c'è bisogno... Cioè... quando devi... Hai bisogno di un libro per leggere un libro... Allora non mi fai venire voglia di leggerlo, capisci? Se ho bisogno di seguire una serie di 20 episodi di un tizio su YouTube per capire la storia di un gioco, allora lascio perdere. Devi avere molta fantasia per capire una storia di Dark Souls. L'ho dovuto fare a scuola, ho dovuto leggere dei... Cioè, ci hanno obbligato a leggere dei libri che ci insegnavano come leggere altri libri, molto vecchi, ma... Questo è molto particolare. No, no, si fa. È qua che si fa la strada con... Yes. Guarda lì, me le sto ricordando tutte le stupide scorciatoie. Ok. Ah, così sono tornato indietro. Non mi ricordo, il catenaccio devo solo svegliarlo, no? No, devi prima togliergli il bastone dietro. Gliel'ho già tolto. Però sì, devi svegliarlo. Ci provo. Ti immagini continuare a giocare col coso?
usi lo stereo, poi usi il letto, poi usi la sveglia, poi usi... No, vabbè, lascia che si svegli. Lo stereo non l'ha svegliato? No. Io mi chiedo, perché Bowser non manda di catenaccio del mondo? Non manda cosa? Cioè, perché non ci manda contro un catenaccio, fine? Vabbè, non perché è che... Sono immortali, però. Che sono difficili da addestrare, Jerak. La tromba dovrebbe funzionare? Vabbè. Mi piace abbastanza come fanno sta cosa. Che tipo sei in battaglia ma poi ne esci. Bye. Non so, il fatto che lo fanno cadere così in lontananza vuol dire che stanno... È quello che è appeso nel prossimo livello, no? Questo qui. Penso. O uno di quelli appesi. Perché lo fanno volare via così? Ma forse è solo volato. E poi lo trovi appeso, quindi forse... Non lo so, Fede, forse. Il condizionatore, è vero. Mi piace che è attivo. Si ascolti, si sente. No, ma se anche se ci corri incontro non ci riesci ad arrivare. Devi passare di lato. Da cosa? Il condizionatore getta vento, non ti fa avvicinare se vai dritto. Sì che ti fa avvicinare? Piano piano. E vabbè. Se ci vai di lato è molto più veloce. Ti metti a dare consigli sullo speedrunning, Jerak, adesso? No. Penso che la cosa più veloce da fare qua è non prendere il condizionatore. Se vuoi andare in fretta. Come lo spegni, poi? Vuoi che ti faccio vedere come lo spengo? Con la granita, lo so, ma è già... No, peccato. Voilà. Spegniamo il vulcano con la granita. Tipo prendi la ciotola, butti la granita nella lava e voilà. Problema risolto. Ci tengono sotto controllo l'Etna. Controllo l'Etna. Così. Sì. D'estate bisogna correre perché la granita voilà si scioglie col sole. Carino che i Fire Brothers diventano Ice Brothers. Però ora devo andare perché ho tanta roba da mettere nel museo. Scusate che sto andando avanti e indietro, ma... Io neanche me ne accorgo. E tu volevi registrare, Leto? Ah! Già! Che è eso? Tu... Ma Michele ha detto che va tra poco, non sta andando adesso. Ok. Qui c'è il fuocortello super... Ecco! Yes! Ok. No, qui c'è il tacchino, è vero! Oh yes, il tacchino. Cos'è questo? Ah, la bacinella. Queste che sono le cose che cadono comicamente in testa negli sketch giapponesi. Anche un pannolino usato lanciato dalla giusta altezza può essere fatale. Sì? Perché... Dipende forse... quanto è pieno. Ma neanche, fa schifo, ma Found anche it. Lanciandolo da 50 piani, comunque penso che ha una velocità massima. Sì, come tutte le cose. Se non sbaglio hanno testato i Mythbusters, hanno testato con una moneta. Ehi, il ritorno delle ossonelle che non c'erano dal primo Paper Mario. Yeah! Welcome back! Nobody cares!
A me importa. No, non hanno provato a usare un pannolino. Quella è una tua idea, Panda. Spero non gli venga mai in mente di provare. No, no, prima cosa che faccio quando divento padre. Così ti arrestano, bravo. Così mio figlio avrà un padre figo in prigione. Mio padre fa l'avvocato, ma è una barba. Mio padre in prigione. Oh! Ma vergogna, che sta un tizio. Parliamo di pannolini lanciati da grandi altezze, quanto pare. I discorsi. Uno dei problemi principali della società odierna. Non... Oh. Ah, questo devo farlo. Penso di aver trovato praticamente tutto. Mi manca il salto clone gigante. Quello sì. Ma i metodi sono sempre molto simili. Where are the secrets? Per non morire se l'ascensore sta cadendo, devi non essere in ascensore. Oh. No, puoi essere in ascensore, solo non quell'ascensore. Ok. Non mi ricordo cosa c'è in tutti i buchi, ma... Wow, ho già trovato quello giusto, awesome. Se io dovessi pagare i miei soldi sarebbero un pessimo acquisto. No, Zero, Zero ha detto che mi vende tutti i suoi soldi. È possibile che io oggi finisca la storia? Non lo so. Perché penso che grinderò prima di finire la storia. Esatto. Intendo fare due streaming. Ossia, quando finisce la batteria di questo streaming, faccio una pausa di un'oretta o due per dargli tempo di ricaricarsi. Oh! Siamo alle terme. Oh, e c'è Gigi. E Luigi. Io sono stato lì un bel po' aspettando che succedesse qualcosa. Tipo cosa? Tipo nelle terme di Fates. Ci stavano già dando indizi su Fates con questo Paper Mario. Mi piace un sacco questa cascata che sembrano dei pezzetti di carta uno dietro l'altro. Au. I'm sorry. Wow. Combo. Madre natura mi fa le combo. Ok. Ma scusa, l'Etna vuoi dirmi che è maschio? Con un nome come Etna. Ciao, Freedom. What? What? Qualcosa non quadra. Qualquadra non cosa. Fuck ste meteore! Aspetta, qui dentro c'è roba, no?
Yes. Svicolo tutto a mancino. Devi almeno cercare di fare l'accento, Jerak. Accendo di svicolone. Non era la pantera rosa però. E svicolone è una pantera rosa, ma non è la pantera rosa. Credo. Ok. Livello finale incoming. 5-5. Ah no, sono tutti e due. Ciao Drago. Welcome back. Un amore impossibile. Io pensavo più a una cena del ringraziamento quando ho sentito... Non so se è così impossibile. Giù per il buco. Ho sempre sognato di vivere all'interno di un vulcano. Ok. Guarda, eccolo il boss zero. Molto rischioso per qualcuno fatto di carta. Le piace il rischio. Uh-huh. Per questo ho detto che c'è troppo sunshine in questo gioco. E questo è il secondo rapimento di Tizia. Beh, questo è il... più che il secondo rapimento è la prima, il primo masticamento. Che non mi è piaciuto tanto perché, cioè, ho capito che mi è utile già nel... Dopo il primo rapimento, non c'è bisogno di farne un secondo. Qual era il primo? Nella tana dei ragni. Per fartelo capire al meglio. Ah, è vero che c'è un 5 PV gratis lì da parte. Sì, perché non c'è un coso per recuperare vita. Te la fanno recuperare così. Qua c'è la porta. Oh, Corinne non c'è. Damn it. Corinne c'è la porta. E quello è il punto in cui ti accorgi davvero che ti manca. Vedi, anche questo è un riferimento a Sunshine. Cosa? Il catenaccio rovente. Che, che decide di spegnersi facepalmando, cioè, schiantandosi su un sasso, non lo so. Sti catagnacci sono pazzi. Oh, è vero, c'è il negozio qua. Un caloroso benvenuto, haha. Fuck off, ti odio. Ok, questa è la stanza dei picchetti, sì. Oh, che gentili, ti danno anche le foglie. In caso fai schifo ai comandi azione. Niente gira sticker. Ma non puoi usarle le foglie? Perché non puoi... Whatever. Shit. Faccio schifo ai comandi azione. Forse la foglia mi servirebbe. Ok, questo è un puzzle un po' strano, però penso che più o meno tutti l'hanno capito col tempo. Non è uno di quelli su cui la gente si blocca. Mi sono bloccato io, quindi... Ma non ti sei bloccato? No, non mi sono bloccato. Mi sono bloccato perché non avevo il coso per addormentare. Ah. Quindi sono dovuto uscire dalla battaglia e andarlo a comprare al negozio, ma penso che c'è lì apposta. Sì, penso. Uno sticker da computer.
Ma tipo in tutto il mondo continuano a rifornirti di questi sticker. Guarda, lo uso un fungo adesso perché devo sprecare un turno. Non mi piaceva. Come on, l'avevo addormentato per un turno. E lui dorme per tre comunque. Sì, sì. Appena si addormenta vai automaticamente in modalità riposo. Diciamo così. Vai cagnetto. Vai Echo di Lethal. Ok, non devo colpire quello del cane. Sennò mi obbliga a scendere. Ah, ma quello del cane è trattenuto dal dallo scotch di Bowser, quindi forse non c'è il problema. Mi sembra che quello che mi serve di più è all'estrema sinistra. Sì. Ah, ok, il fungone è il terzo. Ok. E lui è il quinto. Mario che fa? I don't get it. Not again. It's too hard. And to go back to America. A me non manca Corina, a me manca il gira sticker. Beh, che è una conseguenza di Corina, quindi facciamo. Ho capito, ma non è. Non è la stessa cosa. Haha. Suck it. Corina è dimenticabile, sì. Anche se non voglio offendere nessuno, ma Consiglio è ancora più dimenticabile, secondo me. La sua storia è bella, però lei come compagno, cioè, avevo lo stesso problema, non mi accorgevo quando mancava, cioè continuavo a dimenticarmi che oh già, non ce l'ho in squadra. E poi boh, dimenticabile io lo dico di solito di un personaggio che davvero mi dimentico. Corinne penso che nessuno se la dimentica, nel bene e nel male. Non l'ho mai provato, ma se usi la foglia con il salto infinito, te li fa tutti infiniti in automatico, non penso. Ah, ora ricordo chi è il boss, holy shit. Ma non c'eri prima, quando è arrivato? No. Come pretendi che mi accorgo quando te ne vai se non lo dici? Lo dico ogni volta che vado. Nah. Si scende? Ok, speriamo di non perdere contro il boss. Mario, ok, puoi smettere di guardare. Ok.
L'ha guardato per un bel po' di tempo. Cosa guardava? La barra della vita. Era di che si preoccupava. Anche perché penso che se perdi contro quel boss devi rifarti tutto il livello. Sì, ma non penso di perdere. Spero di non perdere. Io non ho perso, però avevo paura di perdere.